La viticoltura biologica in Trentino cresce anche quest'anno, 60 ettari in più dell'anno scorso, raggiungiamo i 1365 ettari, quindi che vale più o meno il 13-14% della superficie provinciale. È diciamo, un'iniziativa, un percorso che inizia da lontano, perché inizia dal 1990, quando furono firmati i primi disciplinari, allora si chiamavano protocolli di autodisciplina dei produttori viticoli, e già allora si parlava di incentivare, di iniziare a parlare di viticoltura, vitienologia biologica. Questi anni è cresciuta grazie ovviamente all'impegno dei viticoltori, all'impegno delle cantine che hanno sostenuto questo approccio, ma anche all'attività di sperimentazione e di consulenza tecnica che è stata assicurata ai viticoltori che volevano intraprendere questo percorso da parte appunto dell'Istituto Agrario prima e ora della Fondazione. Alla giornata dove sono state presentate le prove sperimentali in viticoltura biologica, abbiamo avuto modo di informare i viticoltori presenti in sala e che ci seguivano da remoto rispetto ai risultati conseguiti nelle prove per il controllo della peronospora, per le prove per il controllo dell'oïdio, ma soprattutto abbiamo informato i viticoltori rispetto non solo diciamo, ai vantaggi o alle modalità di controllo delle malattie che devono essere fatte nella viticoltura biologica, ma abbiamo informato anche sugli risultati che abbiamo ottenuto da prove relative alla misurazione della sostenibilità dell'approccio biologico in confronto all'integrato. Abbiamo avuto modo quindi di presentare i dati di una ricerca che ormai dura da quasi 10 anni in un vigneto della Fondazione, dove l'approccio biologico è stato confrontato con l'approccio integrato e dove abbiamo dimostrato che il biologico ha un'impronta carbonica più bassa, ha un consumo di azoto inferiore, ha un maggior grado di biodiversità e questo grazie appunto a una gestione non solo della difesa ma anche delle pratiche agronomiche che riguardano la potatura e soprattutto la gestione del suolo con i sovesci che permettono di incrementare la sostanza nutritive, ma anche la biodiversità del suolo e operare per una maggior ritenzione idrica.